Anticipazione il segreto. Trama puntate dal 24 al 30 giugno 2019. Isaac e Antonina si abbandonano alla passione. Lunedì 24 giugno 2019. Mattias prega Antonina di evitare di parlare continuamente male di Elsa, che sta facendo di tutto per salvare la vita a sua moglie e alla piccola Camelia, le quali stanno combattendo contro la varicella. L'ex ancella di Rata non può far altro che ritornare a casa. Quando poi si imbatte in suo marito, cerca di fare la vittima e di sedurlo. Lui però non cede alle sue avance e fa finta di niente. Gonzalo fa sapere a Fernando di essergli grato per aver messo a rischio la sua stessa vita, per salvare quella dei piccoli Esperanza e Beltrán. Il Castro poi passa a salutare Don Anselmo e infine anche Donna Francisca, la quale, a dispetto dei pronostici, non è ancora in grado di perdonarlo. Infine Gonzalo e Maria parlano della loro situazione a cuore aperto. L'uomo non intende restare lì con lei e sceglie inaspettatamente di andarsene. Dice addio ai bambini e poi saluta anche Don Raimundo. Martedì 25 giugno 2019. Tutti i pazienti dell'ospedale da campo migliorano significativamente. Marcella inizia a sentirsi meglio. La piccola Camelia invece sta ancora molto male. Potrebbe andare incontro ad un'encefalite. Mattias è distrutto. Elsa avverte Alvaro. Seguirà il suo istinto per salvare la piccola. Il dottore, che non ha altra scelta, accetta. E inizia ad apprezzare il suo carattere tenace e determinato e a guardarla con occhi diversi. Saul segue Prudenzio. A un tratto qualcuno gli si avvicina e lo fa cadere a terra. Saul teme per la sua incolumità. Appare Severo, che invita il suo amico a proseguire per un'altra strada se intende davvero trovare la sua sposa. Non è di Prudenzio che deve avere paura. E gli lascia intendere che nel rapimento della sua amata sono coinvolti i Molero. Eustachio e suo figlio vogliono fare del male alla ragazza per aver abbracciato la causa di Las Lagunas. Mercoledì 26 giugno 2019. Julieta ancora rinchiusa nella casetta abbandonata, mai determinata a fuggire. Elsa capisce che l'astio che Alvaro nutre nei suoi confronti dipende da quanto accaduto ad Antonina. Il dottore intanto accetta Dolores nell'ospedale da campo, quando Tiburzio gli confessa che si è intrufolata per restare con lui. La donna vuole collaborare e l'uomo, dopo qualche resistenza, è d'accordo, ma le ricorda che sarà sotto i suoi ordini e quelli di Elsa. Antonina prepara una cena speciale per Isaac, con il quale sente che le cose stanno iniziando a funzionare alla grande e le fa capire di volersi abbandonare alla passione con lui. La ragazza si fa bella indossando un abito molto seducente. Il guerriero sembra apprezzare molto. Alla casona tutti credono che Fernando alla fine sceglierà di restare a Puente Viejo per Maria. Il messia però fa capire di volersene andare. Sarà vero? Giovedì 27 giugno 2019. Antonina ed Isaac trascorrono una notte d'amore insieme, quando poi il falegname si risveglia è invaso da terribili sensi di colpa. Dice di sentirsi di essere spregevole per essersi lasciato andare con una donna che non ama. Fernando dice che resterà solo se Maria sarà d'accordo e se sarà lei a chiederglielo. Francesca non è per niente disposta ad accettare le sue condizioni. Raimundo lo scopre e le chiede di essere più ragionevole. Ippolito ed Onesimo sono positivamente impressionati dalle qualità del ginkgo, in quanto tutti coloro che ne hanno fatto uso hanno avuto un miglioramento nelle loro facoltà mentali. Ora tocca provarlo. Ippolito si fa avanti e, dopo averlo ingerito, ricorda i momenti più belli e felici legati alla sua infanzia, e in particolare quelli trascorsi con il defunto padre Pedro. Elsa crede che i pazienti dell'ospedale da campo non abbiano più bisogno di lei. Alvaro però le chiede di restare ancora.
Venerdì 28 giugno 2019. Si scopre che sono stati Maurizio e Prudenzio a rapire Julieta, e tutto questo per proteggerla dalle cattive intenzioni dei Molero. Il Godoy le porta degli abiti puliti e lei, disperatamente, gli chiede di lasciarla andar via. Il capomastro si rifiuta, è troppo pericoloso. Consuelo si unisce alle ricerche della nipote e in lei si instilla un pericoloso interrogativo. È stata forse donna Francisca a organizzare il rapimento? Magari per ostacolare il matrimonio? Irene e Adela intanto dimostrano di essere al corrente della verità e anche Severo e Carmelo dicono lo stesso. Anzi, uno dei due si lascia scappare di aver visto Maurizio presso una casetta abbandonata. Raimundo, insospettito, chiede al Godoy di vuotare il sacco, ma lui si rifiuta. Finalmente Saul scopre tutto e riesce a ritrovare la sua amata. Intanto gli uomini al soldo di Eustachio sono pronti a vendicarsi della Uriarte e dell'Ortega. Infatti circondano la casetta. Sabato 29 giugno 2019. Puntata serale su Rete 4. I Molero, dopo aver accerchiato completamente Julieta e Saul, fanno irruzione nella casetta armati. La coppia riesce a fuggire e a inoltrarsi nel bosco. All'arrivo della guardia civile, il figlio di Eustachio viene tratto in arresto. Prudenzio, invece, si becca accidentalmente un proiettile in pieno petto. Alvaro prega Elsa di restare. L'uomo inizia a cambiare atteggiamento nei suoi confronti. La ragazza accetta e inizia a collaborare nuovamente con lui, che scopre che Marcella e Camelia stanno ancora molto male. In particolare la piccina presenta un quadro clinico molto complesso. Maria chiede a Fernando di restare a Villa Montenegro. Deve farlo per lei e per i bambini. Quando comunicano la notizia a donna Francisca, quest'ultima non la prende affatto bene e fa capire che sarà sempre un ospite sgradito. Elsa ha un malore. Prudenzio sta molto male e Carmelo scopre che potrebbe anche morire. Antonina parla male di Elsa con Isaac. Dice di essere certa che tra il dottore e la laguna nascerà un sentimento in quanto la ragazza è sempre stata attratta dagli uomini di una certa posizione sociale. Il guerriero adirato le fa capire di non essere affatto d'accordo con lei e le ricorda che la laguna stava per sposarsi con lui, un umile falegname. Antonina capisce di aver sbagliato strategia questa volta per infangare la nemica. Domenica 30 giugno 2019. Marcella e Camelia danno inaspettati cenni di miglioramento e possono ritornare a casa per la gioia di Mattias. La locandiera spende bellissime parole per Elsa, affermando che le sarà sempre riconoscente. Fernando non perde occasione per ribadire a Maria di essere innamorato di lei e le fa una toccante dichiarazione d'amore. Poi visita Prudenzio sul letto di morte. Eustachio Molero appare a sorpresa nella sala municipale. Alvaro fa di tutto per prendersi cura di Elsa e inizia a temere il peggio. Forse si è ammalata di varicella? Non era affatto immune così come aveva precedentemente dichiarato? Poi, dopo attenta analisi, si accorge che la ragazza è molto stressata e la costringe a mettersi a letto. Deve riposare. Sembra inoltre cercare un contatto con lei. La laguna, il giorno seguente, aggiorna Don Anselmo sul suo stato di salute, quando a un tratto sopraggiunge Antonina. La calma apparente di Eustachio Molero terrorizza Severo e Carmelo. Antonina punzecchia Isaac, affermando di essere sicura che molto presto tra il dottore ed Elsa nascerà qualcosa. Adirato il guerriero, la invita a non parlargli di lei e fa capire che ormai hanno preso strade diverse. Maria è sconvolta quando scopre che Prudenzio sta per morire. Avvertono Saul, il quale, quando si decide di passare a trovare il fratello, si imbatte in Francisca. Tra lui e la nobildonna c'è un certo astio. Dopo aver visto il consanguigno, Saul è molto preoccupato e dice a Julieta che solo una trasfusione di sangue potrà salvarlo. La Uriarte soffre tantissimo. Lui e il suo amato non riescono a godersi la felicità che meritano a causa di continui screzi del destino. Ormai non parlano più di matrimonio o figli, solo di minacce.
Dolores scopre soltanto adesso che Franziska è viva e sta benissimo. Pertanto sviene quando se la ritrova improvvisamente di fronte per strada. Anticipazioni Il Segreto, puntate di agosto 2019. Julieta viene rapita. Nelle prossime puntate del Segreto tiene ancora banco l'aggressione subita dal dottor Alvaro. Il brutto fatto è diventato ormai virale in tutta Puente Viejo e ha assunto anche la forma di pettegolezzo. Si ipotizzano infatti quelle che possano essere tutte le cause di questa aggressione. In particolare Dolores è quella che nel voler sapere più informazioni a riguardo genera maggiore rumore sulla vicenda. Intanto Isaac ha un nuovo momento di confessione con il suo amico Mattias. Il guerrero parla di sua moglie e di come sia molto stanco della sua relazione con lei. È una donna molto difficile che ha già dimostrato di essere molto cattiva e crudele e questo non gli piace affatto. Mattias però cerca di rincuorarlo e lo incoraggia a stare più vicino alla donna, in quanto la sua potrebbe essere semplicemente gelosia nei suoi confronti. Elsa incontra Dolores e decide di cercare di metterla a tacere per quanto riguarda il fattaccio di Alvaro. Le spiega che la causa dell'aggressione è stata dovuta a dei debiti che l'uomo ha contratto per salvare dei bambini in Portogallo. Intanto il dottore fa ritorno dal suo viaggio molto soddisfatto. Grazie alla laguna è riuscito a saldare il suo debito e di questo gliene sarà infinitamente grato. I due stanno passeggiando ora per le vie della città. Il clima è molto sereno tra loro. Alvaro ha appena regalato ad Elsa una spilla per ringraziarla di quanto fatto per lui. Quando all'improvviso incontrano Isaac ed Antonina, anche loro intenti a fare una passeggiata. Carmelo non sta attraversando un buon momento. La moglie è dolorante per via della scheggia che è ancora conficcata nella testa e che spesso le provoca delle fortissime fitte. Il dottor Zabaleta visita la donna e il responso è di quelli veramente tragici. Potrebbe infatti non superare le 48 ore. Dopo l'arrivo di Roberto, l'amico di Maria, Franziska cerca in tutti i modi di insinuare dei dubbi nella testa del Messia. È disposto ad accettare passivamente il fatto che l'uomo resti a Puente Viejo? Anticipazioni Il Segreto, puntate di agosto 2019. La mancanza della scorta costa cara a Julieta, che viene rapita dai Molero. Julieta si reca nel bosco a cercare delle piante per poter fare una torta ad Adela. La ragazza è da sola poiché da qualche tempo ormai non ha più uomini della scorta a sorvegliarla. Improvvisamente viene aggredita da Lamberto Molero, che la rapisce. Alvaro vorrebbe far sapere a tutti che è stata Elsa a consentirgli di saldare il suo debito, ma la ragazza non vuole. Irene rifiuta la proposta di collaborazione di Anacleto, in quanto deve prendersi cura di Adela. Saul inizia a cercare Julieta quando la ragazza non fa rientro a casa. Preoccupato si addentra anche lui un po' nel bosco e trova il cestino che la ragazza aveva con sé. Immediatamente dà l'allarme e avvisa Consuelo. Corre subito alla casona per chiedere a Prudenzio se l'ha incontrata, ma il fratello gli dice di non averla vista. Partono subito le ricerche guidate da Carmelo e alle quali partecipa anche Don Berengario. I due riescono a trovare il Molero nel bosco. Padre e figlio pare stiano festeggiando qualcosa di importante. Vengono incalzati dal primo cittadino per farsi dire dove si trova la ragazza. A quel punto Eustachio lo invita a spostarsi in una baracca là vicino per avere tutte le risposte che cerca. Quando Carmelo entra in questa baracca, trova Julieta in pessime condizioni, che gli confida che i due hanno abusato di lei. Accecato dalla rabbia, il leale afferra la pistola e spara subito a Eustachio, che muore sul colpo. Lamberto cerca di difendersi, ma quando va per prendere il suo fucile, è Don Berengario a sparargli per proteggere Carmelo. Ora bisogna decidere cosa fare. Sbarazzarsi dei corpi o chiamare la polizia? Il Leal preferisce seppellire lì i cadaveri, in quanto potrebbero incolparli di omicidio. Il sacerdote non è d'accordo, ma alla fine acconsente. Julieta invece è disperata. La ragazza non vuole che Saul sappia
della violenza subita e chiede ai suoi due soccorritori di aiutarla a mantenere il segreto. Così Don Berengario va a prendere vestiti puliti in modo che possa far ritorno a casa. Saul è felice di aver ritrovato sua moglie sana e salva. Alvaro decide alla fine di accettare la proposta di Carmelo di diventare il nuovo medico di Puente Viejo. C'entra qualcosa Elsa nella scelta del dottore? Ora che i Molero non ci sono più, riusciranno Saulo e Julieta a vivere serenamente la loro relazione? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.